cari amici, ben ritrovati con la vostra sitcom preferita, YouTube fa cagare. Questa è la vostra sitcom preferita perché vedo che ci sono partecipazioni da ogni parte del globo. Cioè proprio voi siete ossessionati talmente tanto che vostra nonna che guarda Il Segreto su Canale 5 proprio non vale nulla in confronto, non è nulla quel telefilm, non è nulla. E oggi devo fare una premessa perché sotto l'ultimo video ho visto dei commenti aberranti. Aberranti! Allora, mi dicono, vabbè, se c'è Yotobi, io voglio dare un'opinione su Yotobi. Ascoltatemi bene, non fraintendete le mie parole. Yotobi per me è Dio. Io non credo in Dio, credo in Yotobi. Perché? Voi non lo sapete, perché vi siete iscritti l'altro ieri su YouTube, quindi non sapete un cazzo. Ve lo dico io, quando io ho iniziato Yotobi era già abbastanza famoso, però io ho visto nella sua carriera che lui ha avuto tante occasioni per vendersi il culo, ma tante, gli hanno offerto di andare in TV, di fare libri, di fare film, di fare tutto, e lui puntualmente di volta in volta ha rifiutato. E la mia stima per lui saliva sempre di più, sempre di più, sempre di più, ogni volta che rifiutava. Ed è per questo che per me Yotobi è Dio, perché Yotobi ha rifiutato tutta la merda di sponsorizzazione a pagamento ed ha continuato con il suo format, con le sue idee, e per questo ha il mio massimo rispetto, ma massimo! Quindi se dovesse uscire fuori che ci sia un gomblotto, nazi, vegano, alieno, di natura sessuale, per me lui rimarrà sempre un genio, perché la mia autostima di volta in volta che io vedevo tutte le volte che proponevano a lui dei soldi, dei progetti che lui ha puntualmente rifiutato, è salita talmente tanto la mia autostima per lui, la mia stima, che oggi anche se ci fosse lui dietro, per me rimarrebbe Gesù Cristo, capito? Cioè lui è totale, quindi io ho massimo rispetto ed è secondo me l'unico youtuber che può parlare in questa piattaforma. Cioè io in confronto a lui non sono nulla e sono qui da 6 anni, vi faccio capire l'immensità di quest'uomo. Però tutti i dati che vi ho dato oggi all'una di pomeriggio vi devono far riflettere. Usate il cervello, andate a vedere quando ha caricato il video Dark Angel Craft e quando l'ha caricato YouTube fa cagare. Voi molti non lo sanno perché voi non fate video, no? Voi siete fruitori di contenuti, usufruite dei nostri video per il vostro personale piacere. Ma io vi posso assicurare, e chiunque l'ha fatto può confermare qua sotto, e anzi invito a scrivere qua sotto chiunque fa video a dire la propria su come la pensa, che fare un video prendendo il video di un'altra persona, scaricandolo, tagliuzzandolo, mettendo la voce, gli effetti sonori, gli effetti visivi e renderizzarlo, e qui mi fermo un attimo per quelli non esperti, renderizzare un video significa che dopo che l'hai montato devi unificare foto, video e audio in un unico file che potrebbe essere AVI.mp4, insomma l'audio, il video, che è il formato video, no? E questo processo elabora e ci vuole un bel po', poi dipende dalla RAM e dal PC che avete, però ci vuole abbastanza. Poi una volta fatto lo devi ricontrollare per vedere se il programma non ha fatto cazzate e poi lo carichi su YouTube, ma caricarlo su YouTube in America ci metti 10 minuti, le linee sono velocissime, ma caricarlo su YouTube dall'Italia, che ci sono le linee pre-guerra, che il 56K in confronto è una Ferrari contro una Panda, capisci che ci vuole il tempo che ci vuole. Non è impossibile, ma ci vuole il tempo che ci vuole. E se voi fate due calcoli rapidi, capirete che il tempo non basta. Tra il video di Dark Angel Craft e di YouTube fa cagare, il tempo non basta. Ma non lo dico io, lo dice i numeri. Quindi se voi non potete capire le cose, lasciate che ve le dica io, perché io so, io sono abbastanza informato su queste cose, faccio video tutti i giorni, più e più volte, cioè lo so quanto ci metto, mi è già capitato di dover prendere dei video e insomma lavorarci sopra, so quanto ci vuole, quindi fidatevi. Ora vi do un bacino,
perché me ne devo andare a fare i cazzi miei, perché io ho una vita, in confronto a quelli che scrivono rosic, io ho una vita, devo andare a fare i cazzi miei, ci ribecchiamo domani con un altro video, spero che questa spiegazione vi basti. Per favore, fatevela bastare, perché non se ne può più di sentirsi scrivere sotto i commenti e leggere bla bla bla, ma cosa stai dicendo? Teorie aliene, nazi, vegano. Io vi sto dicendo i dati come sono. Se avete un cervello, potete concepire da voi un'idea. Se non ce l'avete, fate quello che volete. Ci ribecchiamo domani con il prossimo video.